nona edizione del premio Pio Alferano nella splendida cornice del Castello dell'Abate a Castellabate. La manifestazione è organizzata come sempre dalla Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito. Anche per questa nona edizione tanti sono i premiati che riceveranno l'ambito riconoscimento, l'ambito premio firmato Pio Alferano. Il premio viene assegnato ormai da 9 anni a personalità che si sono particolarmente distinte per il loro impegno a favore dell'arte, della cultura, dell'ambiente, dell'imprenditoria e del sociale. La serata, condotta dalla giornalista televisiva Greta Mauro, ha visto la presenza di ospiti di spicco del mondo dello spettacolo, della cultura e dell'imprenditoria. Il premio 2021 è rappresentato simbolicamente da una pregiata scultura in ceramica dello scultore Livio Scarpella, ispirata alla figura mitologica greca di Medusa. Per l'edizione 2021 il Comune di Castellabate ha deciso di assegnare il premio al regista di Benvenuti al Sud, Luca Miniero. Inoltre sono stati premiati Kate Shiberras, storico dell'arte, Massimo Zan, direttore generale del Museo del MIC, Federico Palmaroli, in arte Osho, vignettista, Gennaro San Giuliano, direttore del TG2, Eleonora Ivone, attrice e regista, e Angelo Longoni, regista e scrittore. Il premio è stato preceduto dall'inaugurazione di 2 mostre. La prima, Caravaggio, Pasolini e altri, a cura di Vittorio Sgarbi, una rassegna di pittura, scultura e fotografia dalla metà del Novecento ai giorni nostri, vertente sulla contemporaneità di Caravaggio e sul rapporto con Pierpaolo Pasolini. L'altra mostra, invece, è un'antologica di opere della pittrice svizzera Paulette Milesi, esponente di un cromatismo lirico che oscilla fra sperimentazione astratta e figurazione primaria, con testi di Vittorio Sgarbi e Gianluca Marziani. Non è mancata una stoccata ironica da parte del direttore artistico Sgarbi a Gigi D'Alessio, tra i premiati della serata, il quale non si è presentato. Dobbiamo tracciare anche un bilancio di come è andata la serata del premio. Ci sono È andata state. benissimo perché non è venuto Gigi D'Alessio, il quale ha pensato che, siccome abbiamo parlato i carabinieri, che fossero andati per cercare lui, allora è scappato perché mi ha detto, sai, visto che c'erano dei carabinieri, ha detto, scusa, potevi venire con loro, e tac, è andato via. Lui ha la sindrome di Califano, no? Che lo cerchino per... Però poi mi ha telefonato dicendo che gli dispiaceva perché era colpa di Carta. Ora è chiaro che Carta è colpevole di tutto, sai? Io ho aspettato 40 minuti, pioveva, di qualcuno potevi venire, ah, io per te sarei venuto, però sono partito, insomma. Alla fine non è venuto, però insomma, Una menzione speciale per Carta. Oh, Carta meraviglioso, un ragazzo sensibile, un bambino proprio, un uomo felice. E allora facciamo l'invito a questo punto Sì, per il prossimo anno. per il prossimo anno. Prossimo anno, premio Alferano a Cabras, vicino a Oristano, verrà celebrato il premio Alferano, perché Oristano e Stanno Alferano, farina come Castellabate, sarà tutto da vedere. E poi il classico saluto di Vittorio Sgarbi ai telespettatori. Capre! No. Era questo? Qual era? No, Ti era veniva meglio un saluto ai quell'altro, telespettatori di Vittorio? Cilento Ah, Channel no, da sì. Vittorio. Ma, sì, Cilento Channel. Cilento Channel. Bellissima presentatrice, bellissimo posto. Io e Vulpio faremo qualunque cosa pur di... Cosa costa? Compriamo noi.